Ciao a tutti, cari amici e amiche dello Scrigno dei Segreti TV, come state? Spero tutto benissimo. Un programma pomeridiano seguitissimo e senza alcun dubbio Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ogni anno dei nuovi tronisti, dei ragazzi normali, non conosciuti al grande pubblico, si mettono in gioco per trovare l'anima gemella in TV, con il sostegno o le critiche degli opinionisti. Ma pare siano in arrivo cambiamenti importanti per il programma. Infatti, dopo il successo clamoroso di Grande Fratello VIP e Temptation Island VIP, pare ci sia in arrivo una nuova versione di Uomini e Donne, ovvero Uomini e Donne VIP. Sul trono dunque siederanno volti noti, celebri al gran pubblico italiano e non più dei semplici ragazzi scelti dalle selezioni. Inoltre, i cambiamenti non sono finiti qui. Uomini e Donne VIP andrà in onda in prima serata, dunque addio al pomeridiano. Ma non solo. Quando diciamo opinionisti, ci vengono subito in mente Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma stavolta, per questa versione speciale di Uomini e Donne, sembra proprio che dovranno cedere il posto a qualcun altro, a dei giovani influencer, per esempio. Prima fra tutti, nelle vesti di opinionista, potrebbe esserci lei, Giulia De Lellis. La presenza di Giulia nella versione VIP di Uomini e Donne è già una garanzia di successo per il nuovo programma, in quanto l'ex corteggiatrice di Andrea Damante è ormai un nome seguitissimo sui social network, seguita su Instagram da quasi 5 milioni di seguaci. Giulia De Lellis, dopo essere stata invitata alle scelte in prima serata nel castello di Lorenzo Riccardi, Teresa Langella, Luigi Mastroianni, eccetera, ora potrebbe debuttare nel ruolo di opinionista, qualora l'idea di una versione VIP di Uomini e Donne fosse confermata. Sul web è spuntato anche un altro nome. Il nome di un altro influencer che potrebbe accompagnare Giulia De Lellis in questa esperienza. Si tratta di Tommaso Zorzi. Infatti, Maria De Filippi, durante un'ospitata al Grande Fratello VIP 2020, ha espresso ammirazione per il ragazzo, definendolo schietto, sincero e senza peli sulla lingua. Non ci resta quindi che aspettare e vedere cosa succederà. Ti piacerebbe una versione VIP di Uomini e Donne? E Giulia De Lellis e Tommaso Zorzi come opinionisti? Scrivici la tua giù nei commenti, siamo davvero curiosi di conoscere anche la tua opinione. Iscriviti al canale per restare aggiornato o aggiornata. In più, se attivi la campanellina in basso a destra, accanto al pulsante iscriviti, riceverai una piccola notifica appena pubblicheremo un nuovo video. Questo ti permetterà di essere tra le prime persone a conoscere le nuove news e anticipazioni sui tuoi programmi preferiti e sui suoi protagonisti. Grazie e a presto!